Ma questo blocco renale, lei che gruppo ha del sangue intanto? AB positiva. E quanto, sono in attesa del trapianto. Quanto tempo fa è successo quel fattaccio? 3 anni fa. Faccio la dialisi peritoneale. In che stagione? Sì, credo maggio, verso maggio. Era maggio. Sì. E adesso sta facendo la dialisi? Faccio la dialisi peritoneale 4 volte al giorno. Sì. Sto bene perché sto attento all'alimentazione, tutto quanto. Adesso ho tirato via i cereali, ho tirato via gli zuccheri opportuno. Già da tempo. Sarà opportuno. Ho tirato via tutto, zuccheri, carboidrati, e mangio solo il pesce più della carne perché non mi piace tantissimo la carne. E qua signora, quando ci sono in ballo delle problematiche renali, però bisogna vedere e sapere, conoscere quali sono i valori che riguardano la funzionalità renale. Allora, bisogna sapere quanto è la creatinina, il filtrato glomerulare, sì, quello se il GFR, ce l'abbiamo sotto controllo. L'urea, gli acidi. Solo urici. Che facendo la sua dieta, sì, i valori sono scesi, è sceso il peso, è sceso la pressione, spero anche il colesterolo perché era un po' altino. Però io come persona dico, ma chissà facendolo a lungo se, visto che sto dimagrendo, dice no che sia magrissima perché mi fa anche bene, almeno mi ha fatto contento, però a lungo andare farà bene o non farà bene solo mangiare verdure e pesce e carne? Ah, lo lascia decidere dai suoi valori al mio corpo. Ah, da okay. Quando farà gli esami, cioè non è che vado incontro per poi quanto qualcosa... riguarda la funzionalità renale, quando misurerà la pressione. Ecco, quando, io ho quando, visto il quando... miglioramento e sono in forma, però sono appena 2 mesi. Appunto. E allora, visto che ho avuto l'opportunità di venire, non ci sono voluti 2 anni per vedere dei miglioramenti. 2 mesi. Allora continuo così, mi consiglia di non chiedere niente neanche in ospedale perché loro sono contrari. Anche se i valori scendono. Bisognerebbe, mi incuriosisce molto la storia dei suoi esami. Io non quello prendo medicamenti, prendo solo gli integratori e vitamine. Lei fa la dialisi peritoneale. Sì. Come scusi? Lei fa la dialisi peritoneale. Sì. Peritoneale. A me farebbe piacere vedere cosa si può fare per se si riuscisse a far tornare i reni a funzionare correttamente. Quello me lo auguro perché vedo molto un miglioramento, diciamo, immediato, quindi mi ha fatto felice venirla a incontrarla personalmente. No, ho scritto un'email anche a lei, mi ha dato risposta di mandargli tutti gli incartamenti che poi mi dà esattamente, però ho voluto venire oggi che mi ha dato l'opportunità, che vengo da Lugano quindi siamo vicini, e allora ho fatto questa domanda, dico chissà come lo dà immediato invece di aspettare mesi. E insomma signora, lei pensa che vada l'insufficienza renale bisogna valutarla a secondo degli esami che ci sono. Non è come un mal di schiena, non è come una psoriasi. Io ho notato questo. Non è come un attacco di colite. Ecco, ci sono 2 reni che presentano un'alterazione del loro funzionamento. E le dirò un'altra cosa che mi ha fatto felice. A loro non gliel'ho detto, cioè ai dottori, quelli che lei dice che non li può vedere per un certo, diciamo, per qualcos'altro. Io da quando faccio la sua dieta, diciamo, questo alimentare, che ho tirato via i carboidrati, ho tirato via gli zuccheri e tutto, mi hanno detto, signora, lei ha i trigliceridi, si dice? Sì, esatto. Sì, i trigliceridi. Uno, perfetti, come se lei non avesse niente. Ma no, ma non c'entra niente, signori, i trigliceridi con la funzionalità. Con la funzionalità renale, i trigliceridi non c'entra niente. E mi ha detto questo la dottoressa, allora non ne capisce neanche lei, probabilmente. E mi hanno detto, lei vuol provare a vedere per una settimana, per 3-4 giorni, vediamo come funzionano i suoi reni, levare la dialisi? Io le ho detto, certo che voglio provare. Certamente, certamente. Ma lì bisognerebbe sapere bene prima come sono questi vari valori. La creatinina. Creatinina, GFR, urea, acidi urici e proteinuria. Sono a 200 in questo momento. Cosa? La creatinina. No, 200 è impossibile. Sì. 2.0 o 2.0 no, 200 adesso. Signora è 2.0 adesso è impensabile, sì.